siamo Samantha di Magna Padova e Sara di Tivia Doscevado. E io vi faccio conoscere i locali di Padova e Sara invece è specializzata nelle colazioni, diciamo. Esatto, e insieme abbiamo fondato questo The Breakfast Club. Oggi abbiamo pensato a tre pasticcerie con uno stile sul moderno, ognuna con qualche chicca. Quindi partiamo! Oggi come prima pasticceria abbiamo scelto Spadetto, che è una nuova apertura, aperto da pochissimi mesi, ed è una pasticceria un po' particolare, diversa dalle altre, perché è una pasticceria solo per asporto. La cosa particolare di questo locale e di questa nuova pasticceria sono queste bellissime scatoline con i biscotti. E ci sono questi con i pistacchi, questi con le nocciole al cioccolato, le meringhette. Secondo me non portarteli via, no? Perché no, infatti, io guarda, formato, io... Formato, portami via. Formato, portami via. Carino. L'abbiamo già deciso. Sì, abbiamo già Basta. Esatto. Intesa intellettuale. Quindi questi li prendiamo Vai, già. Vai, sì, caramello. Caramello, ma già. Ovviamente, non avendo posto dove sedersi, abbiamo optato per un parchetto che però è a due passi e tra l'altro io non lo conoscevo. Nemmeno io. Super rilassante. Fai tu. Faccio no, io? Ti aiuto? Oh sì. Vai. Parti tu e prendi quella che vuoi. No, io vado con questa. Molto bene, la Rocher al pistacchio. Rocher al pistacchio. Io proverò oro verde al pistacchio che... Siamo pistacchiose detto... entrambe. Comunque non ti fanno impressione che sono così piccoline, carine, perfettine? Cioè è quasi un Quasi peccato. Dici che non vuoi mangiare, però poi ti ricredi perché dici perché dovrei privarmi di tale cosa? No, no, infatti. Piccoline mangi di più. Esatto. È ovvio. Io vado, eh. Io vado sull'esotico? Mm-hmm. Oh wow! Cos'è? Com'è? Cos'è? È una cosa buonissima. Buonissima. Cioè, è tipo... Senti l'esotico, si ha proprio di frutto della passione. Di Solero. Di Solero, mamma mia. Ti vedo in adorazione. Molto buona. Ci piace. Questa gelatina. Gelatinosa. Questa girella con la crema e mamma i frutti mia. Rossi. Addenta. Oh no, abbiamo perso un frutto rosso. È più briosciosa che sfogliata. Ci piace. I puntini di vaniglia. Mamma mia, senti solo il profumo. Oh mio Dio. Non essere timida. Croccantissimo. Non piangere, Sam, non piangere. Ah, ma anche del caramello. Guarda, ha gli occhi lucidi. A me piace che è super fragrante. L'ho sentito. Questo è per i bisogni delle persone che hanno bisogno di caramello. Tutte le mattine. Adesso siamo da Tombolato a Ponte di Brenta, quindi poco dopo l'IKEA. Io adoro venire qui per prendere le briochine e le monoporzioni, che proveremo anche delle piccole mignon che non le ho mai assaggiate. Ma ok, vediamo, adesso vediamo, andiamo ci sono, a allenare. Io devo dire una cosa, sono molto felice che ci sia offerta per colazioni salate. Cos'ha? È crudo? Crudo, formaggio, insalatina. Oddio, e questo è tipo formaggio fuso sì. Sopra? Sì. Che buono, dolce ma pungentino. Beh, assaggiamo il plum cake. Vai. Facciamo un pezzettino Vai. A testa. Vai. Guarda come è soffice. Sì, guarda. Proprio una piuma pistacchiosa. Io voglio assaggiare questa, la Linzer. Mamma mia. Marmellatina. Questa sì, è la prima volta che l'ho provata. Tra l'altro l'ho mangiata quest'estate in montagna. La veneziana. Oh. Oh yes. Aiuto. Addentiamo? Addentiamo.
un po' di crema. Un po' di crema, un pelo, crema. Un pelo di crema. Il panno cioccolà. Vai, io tu aggioverei. Oh, oh mio Dio. L'ultima tappa, anche se no, poteva sembrare, però noi non abbiamo paura, no, assolutamente. Non abbiamo paura, il nostro stomaco non ha paura. Adesso siamo al San Michele e niente, qui si trovano un sacco di prodotti del sud, infatti l'ha chiamato San Michele Sud Experience. C'è la sfogliatella, la pastiera. La pastiera? La prendiamo o no? Non lo so, ragazzi, dai, poi vediamo, cioè, perché la scelta è ampia, non troppe non so. Cose, non so. Andiamo a ordinare intanto, sì. E vi facciamo vedere là. E partiamo con il salato, perché sì. È caldino e... Ci sta, perché fila, perché esatto. C'è una ragione scientifica per questo. Esatto, è tutto calcolato. Far filare le cose. E il rustico leccese è una delle mie cose preferite. Allora, in pratica pasta sfoglia, besciamella, sugo. Vado, perché il rustico non si divide. Bellissimo, mamma mia, senti che fragrante, mamma mia. Wow. Oh yeah. Wow. Però questo pasticciotto crema e amarena, che è quello classico. Classico, sì. Immagino sia anche una grandissima soddisfazione. Posso dire, molto più buono di alcuni che trovo a casa. Oh, yeah. Il maritozzo è praticamente il motivo per cui ho conosciuto il San Michele. E se non ti sporchi il naso non vale. Di nuovo il mio nasino. Ci trasferiamo in Francia. Hai bisogno di presentazioni per il panno cioccolà? No. Tu non ami la sfoglia, tu non ami la panna montata, ma qui mangi tutto. Con queste colazioni qui potremmo anche smettere, però... Ma non lo faremo. No, è un lavoro questo e bisogna portarlo. Qualcuno dovrà consigliarvi le colazioni. Bene, siamo giunti alla fine di questo secondo episodio di The Breakfast Club. Io spero che ti siano piaciuti i locali che non conoscevi. Soddisfatta, io non ne conoscevo 2 su 3 e sono state delle scoperte super dolci e piacevoli. Dolci un po' salate. Esatto, dolci un po' salate. Per fortuna. E spero davvero che vi siano piaciute. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale YouTube di Padova Stories, dove carichiamo ogni mese contenuti sui diversi locali a Padova. Io sono Magna Padova, mi trovate su Instagram. Io sono Ti Vedo Sciupato e mi trovate su Instagram. Seguiteci, raccontateci anche se ci sono delle altre pasticcerie sullo stile moderno che hanno qualcosa di particolare nei commenti. E andremo a provarle. Esatto, per voi. Alla prossima, ciao!